dallo stadio Michele Gironella di Villa Potenza. Benvenuti amici sportivi da parte di Samuel Miani per la 27esima giornata del campionato di seconda categoria girone E, un percorso che l'Eldia Recina deve rettificare rispetto alla volontà di arrivare nei prossimi playoff. Visto questo ultimo mese un po' incerto dal punto di vista dei risultati, con una sola vittoria nelle ultime 5, ha l'occasione quest'oggi davanti a sé però anche la Real Porto per cercare di rientrare nell'ambito degli spareggi per la promozione rispetto a quella che sarà la prossima prima categoria. Torna a giocare in casa la formazione di mister Andrea Luzzi, lo fa dall'alto comunque dei suoi 46 punti maturati fin qui, ma come detto anche in apertura è il momento più importante della stagione questo per la squadra di Villa Potenza. Tutto pronto per il signor Sciamanna della direzione di Macerata, sta per cominciare Elvia Recina contro Real Porto con gli ospiti che giocano loro il primo pallone della sfida, con Mozzica Freddo che con calma gira dalle parti del proprio reparto difensivo appoggiandosi da Scani, che se ne va, cerca il corridoio centrale per la conclusione che poi sbuca da Dovesi che aggancia e spara con il sinistro, passa in vantaggio dopo 3 minuti la Real Porto sugli sviluppi di un pallone rimasto a metà all'interno dell'area di rigore. Si presenta Dovesi che fredda Simoncini, 1-0 per la Real Porto. Ascani si appoggia da lui che poi perde questo pallone, la Real Porto, attenzione perché arriva Gattari, è corner ma si prende tanti rischi la formazione per Biagiola, può puntare Ascani, se ne va Biagiola, pallone dentro verso Moggetta, non è finita perché arriva Conti che fa la barba alla traversa su questo pallone che era rimasto vivo, sarà coordinato bene, pallone che esce però sopra la traversa, grandissima prima occasione per l'Eldia Recina in questa partita, grande occasione per tentativo per l'Eldia. Conti li ridà il pallone, occhio Lelio perché ha spazio per preparare il cross, eccolo che arriva, non è finita perché c'è Conti che aggancia, va in porta Conti, due volte Conti, ancora Conti e miracolo di Rinaldoni che gli risponde di no, caparbietà dell'Eldia Recina, caparbietà di Nicola Conti che poi cerca il piazzato, grande intervento questo del portiere della Real Porto, di battuta va direttamente in porta Pietrella e deve superarsi ancora una volta Rinaldoni, gran bella parata, un pallone che sembrava poter essere meno insidioso. Tutto pronto per il secondo tempo, ha cambiato qualcosa mister Luzzi nel tentativo di inseguire, attenzione tanto qui subito a Pietrella che va in porta, se ne va con una grandissima giocata Lelio che prova a agganciare per Gattari, arriva Vitali, ancora Vitali che va in porta col destro, bella giocata da parte di Vitali dal lato di Mozzica Freddo. Scambiano bene i due, poi errore di Garcia e allora vince il tackle Moggetta che può appoggiarsi. Bravo. Bella giocata di Biagiola per Gattari che arriva puntualissimo all'appuntamento per il gol del pareggio. Grandissima azione dell'Elvia. Biagiola lascia lì per l'arrivo come un treno di Marco Gattari. È il vagone dell'1-1 e allora la pareggiata l'Elvia Recina. Bravo Ia! Al 50esimo arriva il gol importantissimo, voluto, costruito bene da parte della formazione di mister Andrea Luzzi. Pietrella, bella apertura verso Lelio, c'è un'incomprensione e quasi Ascani non batte il proprio portiere in uscita che comunque anche in questo caso è stato piuttosto reattivo nel evitare guai peggiori. Liberini si appoggia, poi va lui, occasionissima per l'Elvia con Liberini Moggetta, assistenza splendida, cerca proprio Ballini e quindi doppia occasione con
il doppio centrale di difesa, una a ridosso dell'altra. Il numero 4 prova la magia ma non riesce. Allora occhio a Gasparini che gioca un pallone centrale mortifero, gran giocata con Dancinski che va direttamente in porta sul tacco di Gattari. Questa era una bella iniziativa da parte dell'estroso Dancinski, che ha provato la botta al volo col sinistro. Scivola qui perdendo l'equilibrio e prova allora a mettere il differenziale. Ruslan Dancinski che va in porta col sinistro, pallone lasciato lì. Bertola in due tempi riesce in qualche modo a tenere il pallone al centro del campo. Prova il corridoio per Prenna, pallone che rimane buono per Bertola, può girare Bertola, miracolo di Rinaldoni con la mano di richiamo, era praticamente fatta per Bertola all'interno dell'area di rigore, gli dice di no un monumentale Rinaldoni. Del 2-1 parte Bertola sul secondo palo, pallone che scorre per tutta l'area, poi in qualche modo la parata non è finita, però ancora Bertola. Che occasione per l'Elvia, cerca il cross verso Ballini, Bertola non riesce a toccare questo pallone, non è ancora finita, ancora Bertola riesce a tenere vivo il pallone, poi lo perde. Traversa clamorosa per l'Elvia Regina, poi occhio alla verticalizzazione nella quale sbuca tutto solo Frittella, in qualche modo Simoncini, non c'è un attimo di respiro, occasionissima gigante anche dal lato della Real Porto. Cross di Garcia, pallone che sbuca fino al secondo palo e l'arbitro dice che non c'è più tempo dal Michele Gironella, la 27esima di seconda categoria girone E fra Elvia Regina e Real Porto. Si chiude sull'1-1, l'aveva sbloccata dopo 3 minuti la formazione ospite con la staffilata di Dovesi, poi l'Elvia ha un po' faticato nel primo tempo comunque costruendo qualcosa, poi trovando il pari proprio dopo l'inizio del secondo con quella grande giocata tra Biagiola e Gattari all'interno dell'area piccola. Qui dal Michele Gironella di Villa Potenza è tutto da parte di Samuel Miani, un ringraziamento speciale come al solito va allo studio fotografico Fotosi di Mirko Isidori per il supporto tecnico e alle come al solito ottime riprese dell'operatore Stefano Ruffini. Dal Michele Gironella è tutto, un arrivederci ai prossimi eventi sportivi con mister Andrea Luzzi al termine di Elvia Regina Real Porto 1-1. Mister, una partita difficile, lo sapevate, comunque anche rispetto al percorso che volete intraprendere voi c'è da rettificare questa promozione ai playoff, ma la Real Porto quest'oggi era una squadra che voleva, come dire, reinserirsi in questo ambito, eravate andati in svantaggio, poi l'avete ripresa, è mancato solo un po' un dettaglio in più. Esatto, e la partita è stata difficile anche perché siamo partiti in salita, nel senso che prepari tutta la partita, ti trovi subito in svantaggio e cambiano tutti i piani. Subito un attimo abbiamo preso le misure, ma non è facile, dopo piano piano la squadra ha cominciato a giocare. Il secondo tempo ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma abbiamo trovato il secondo tempo, veramente il portiere ha fatto un paio di interventi miracolosi, la traversa, però il calcio. Siamo arrivati a fine stagione un po', come si dice, in riserva, adesso abbiamo un mese di tempo, speriamo di raggiungere i playoff il più presto possibile, sono rimaste 3 partite, cerchiamo di dare il massimo su queste 3 partite, poi vediamo a fine campionato, la 30ª giornata, di fare i conti. Anche per questo adesso mi ricollego alle sostituzioni tra un tempo e l'altro, credo abbiamo visto un po' un Elvia in riserva di freschezza a tratti, quindi il doppio cambio fra un tempo e l'altro, Vitali Prenna con gente di più gamba aveva permesso forse di fare meglio nel secondo tempo rispetto a un primo in cui siete stati un po' più, come dire, resti. Allora la sostituzione non è stata una bocciatura per Conti e Simoncini, è stata, io la partita in quel momento vedevo un po' di mancanza di benzina in centrocampo, ho messo due motori e la squadra ha reagito abbastanza bene, però forse nessuno lo sa, ma questa non è una scusa, ma la 37ª partita stagionale che facciamo tra campionato e coppa, per una squadra di seconda categoria è tanta roba, quindi stiamo un attimo adesso
rifiatando un attimo, la fortuna non ci aiuta, però i ragazzi, io tutta la settimana noi predichiamo calma e attenzione su questi particolari, perché sono i particolari che ti fanno fare la differenza nel calcio. Quindi se uno riesce a limare queste piccole cose, perché adesso praticamente da aprile in poi sarà un altro campionato, perché le temperature più calde, quindi ma tante squadre gli servono i punti, quindi è tutto più difficile, però dobbiamo star calmi perché tecnicamente siamo una squadra forte, dobbiamo solo un attimo trovare la quadratura giusta per queste ultime partite. Grazie mister, grazie. Con Daniele Stefanelli al termine di Adria Recina Real Porto. Ciao Daniele. Ciao. Più un punto guadagnato o due persi, anche visto l'avversario che avevate davanti e come si era messa la partita? Guarda, noi non ci avevamo niente da perdere, quindi sinceramente è stata una bella partita anche a vederla, nel senso due squadre che appunto il pareggio non serviva quasi a nessuno, e quindi è venuta fuori una partita bella in cui potevamo vincere noi come poteva vincere anche l'Elbia. Alla fine un pareggio che a noi serve poco, però in questo campo difficile ce lo portiamo a casa. Comunque un punto che tutto sommato vi permette, no, di rimanere in scia rispetto agli spareggi playoff, anche se le partite vanno diminuendo, sì. È molto campo così. Siamo onesti, anche tra di noi è molto difficile, però fino alla fine noi ci crederemo, perché nel calcio non si sa mai. Il calcio è imprevedibile, qualsiasi cosa può succedere. Finché la matematica non ci condanna, è così. Grazie Daniele, grazie.